sarò breve, però spero significativa per voi. Farò appunto una lettura di questo canto e soprattutto di questo verso, cercando di essere il più semplice possibile. Innanzitutto, così da poter dare spazio appunto all'ospite d'onore che è il professore Mancuso, che veramente avrà tantissimo da dire, molto più di me. Io mi limiterò a fare una lettura estetologica, filosofica, filologica del testo dantesco, mentre i veri contenuti ci verranno trasmessi subito dopo la mia relazione. Dunque, da aprirlo cuore all'acqua della pace. Questo è un tema che intanto vi ricordo che proprio oggi è un tema abbastanza, diciamo, in controtendenza, perché stamattina ci siamo svegliati tutti con la notizia dell'assedio di Mosul, e quindi ovviamente parlare di pace oggi è più che altro una responsabilità politica individuale. Allora, questo canto è un canto particolare, perché è il 15° canto del Purgatorio da cui è stato tratto questo verso. È un canto dalla significazione specificamente dottrinale, infatti è anche un canto di passaggio. È un canto dove di fatto non succede molto, perché Dante e Virgilio provengono dal canto precedente, ovvero la seconda cornice, dove hanno contemplato le anime degli invidiosi e si sono intrattenuti con un'anima tra queste, che è quella di Guido del Duca, e stanno procedendo lentamente verso le anime della terza cornice, che è quella degli Iracondi. Nel corso di questo canto Dante avrà delle visioni, le avrà quasi in una forma di sonnambulismo, per cui per non fermarsi dal suo lungo cammino faticoso vedrà le sue visioni e camminerà lentamente, però ci sarà un'interessantissima conversazione tra Dante e Virgilio. E Dante chiederà a Virgilio qualcosa a proposito della conversazione che li ha legati nel canto precedente a Guido del Duca. Guido del Duca, Dante fa una domanda molto semplice a Virgilio. Dice: Guido del Duca parlava di qualcosa che io non ho ben capito. Guido del Duca è un invidioso che si è riproposto evidentemente di abbandonare l'invidia e di abbracciare i beni spirituali. E Dante chiede a Virgilio una cosa molto semplice. Dice: maestro, com'è possibile che esistano dei beni che condivisi con gli altri aumentano la ricchezza del possessore? Questo è, come dire, un paradosso. Normalmente i beni materiali, quando sono condivisi, diminuiscono, quindi il possessore perde in ricchezza. E Virgilio ovviamente si arrabbierà un pochino con Dante, perché Dante fa queste domande un po' ingenuote, e gli spiega che i beni che condivisi, quindi suddivisi, aumentano la ricchezza del possessore, ovviamente sono i beni spirituali. E fa un esempio molto chiaro, dice: i beni spirituali, e la pace è uno di questi, poi lo vedremo, sono come la luce divina, che pur allontanandosi dall'empireo di cielo in cielo, anziché diminuire di potenza, per la rifrazione della trasparenza dei cieli aumenta sempre più di intensità. Quindi i beni spirituali hanno questa caratteristica. Ora, come mai questo canto dottrinale, profondamente dottrinale, perché ci sarà sostanzialmente una discussione di tipo squisitamente teologico, tant'è che a un certo punto Virgilio, un po' spazientito dalle domande di Dante, gli dice: vabbè, senti, parlane poi più avanti con Beatrice, perché lei è l'allegoria della teologia, io fino a questo punto non ho potuto rispondere. Come mai il tema appunto della pace si trova in questo verso così elegante, cuneato proprio nel canto dottrinale in cui si parla dei beni spirituali, della condivisione dei beni spirituali, della necessità di abbracciare i beni spirituali, di abbandonare l'invidia? Guido del Duca era un invidioso, colui di cui Dante chiede informazioni all'inizio del canto. Che relazione c'è tra l'invidia
l'abbandono, la necessità dell'invidia, la necessità di abbandonare l'invidia come proprio premessa alla propria vita individuale e la pace. Qual è la relazione tra questi due elementi? Ed è quello che appunto volevo brevemente dimostrare. Innanzitutto il tema della pace, il tema delle acque della pace, ad aprirlo ancora l'acqua della pace, che dall'eterno fonte sono diffuse, dicono questi due versi, come giustamente ricordava la professoressa Sacco Messina poc'anzi, è una metafora della vita spirituale, ed è ovviamente una citazione evangelica dal famoso passo dell'incontro tra Gesù e la Samaritana al pozzo, in cui Cristo risponde alla Samaritana, le chiede il bere, e poi, commentando l'acqua materiale, dice: chiunque beve quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, cioè la vita eterna, non avrà più sete in eterno. Quindi c'è questa citazione. Quindi Cristo è la fonte della pace. Cristo incarna quell'habitus spirituale che può dare la pace, laddove per pace questo canto si intende l'abbandono della vita del peccato, l'abbandono del peccato e l'abbandono soprattutto delle tribolazioni che la vita dedicata al desiderio concupiscibile procura. La vita dedicata al desiderio, la vita animata dalle passioni sensibili, una vita in cui l'anima sensibile è fortemente attratta dalla volontà e trascina con sé verso il basso l'anima intellettiva, secondo appunto la visione anche di San Tommaso d'Aquino, è una vita di perdizione. Tra l'altro vi ricordo che, per esempio, quando Dante all'inizio del suo percorso nell'inferno, all'inizio del primo canto dell'inferno, incontra la lupa, si trova in una situazione terribile perché si trova nella selva oscura, è completamente dilaniato dalle conseguenze spirituali della sua condizione di peccatore, e a un certo punto incontra la lupa che sarà la bestia che gli impedirà di compiere il cammino verso l'alto sul colle della salvezza. E vi ricordate, se ben vi ricordate, la bestia, la lupa, che sarà la fiera più tremenda, quella che proprio indurrà Dante a scendere di nuovo verso il basso, verso la selva oscura, è la bestia senza pace. È la bestia senza pace. Perché la lupa è la bestia senza pace? Perché rappresenta proprio il dimenarsi interiore di chi va dietro la cupidigia. La lupa rappresenta la cupidigia, e sebbene ancora vi ricordate, la cupidigia, che è appunto la brama, il desiderio dei beni materiali, è strettamente connessa all'invidia. Infatti, sempre all'inizio dell'inferno, quando si parla della profezia del veltro, Virgilio enucleerà la profezia del veltro, si dice che a un certo punto il veltro rispingerà la lupa là dove invidia prima di partirla, cioè la rispingerà là dove inizialmente la cupidigia, che secondo San Paolo è la fonte di ogni male, quindi è il peccato più terribile, stava insieme, quindi invidia e cupidigia vanno di pari passo. E torniamo al nostro quindicesimo canto del Purgatorio. L'abbandono dell'invidia significa la rinuncia ai beni materiali per abbracciare i beni spirituali. È quello che ha fatto Guido del Duca ed è quello che Dante appunto ha intenzione di fare. E c'è appunto questo passo in cui Dante chiede proprio a Virgilio questa cosa. Dice: come esser puote un ben distributo in più posseditor faccia più ricchi di sé, che se pochi è posseduto? Cioè, dice, com'è possibile, una domanda appunto ingenua di cui parlavamo prima, com'è possibile che un bene distribuito tra tanti faccia più ricco il possessore? E
stiamo parlando di beni spirituali, appunto. Volevo fare notare come questo tema, il tema dell'abbandono dei beni spirituali, cioè l'abbandono dei beni materiali, quindi l'abbandono della prospettiva dell'invidia, perché il possedimento dei beni materiali implica inevitabilmente l'invidia, l'invidia per chi ha più di noi. Invece l'abbandono dei temi, l'abbandono dei beni materiali a favore dei beni spirituali significa al contrario la condivisione e quindi la pace, la pacificazione. Questo è un tema che viene trattato da Agostino nel discorso 357 intitolato Lode della pace. Sentite cosa dice Agostino, sembra esattamente un calco di quello che Dante dice nel quindicesimo canto. La pace sia la nostra diletta, la nostra amata, l'oggetto del suo amore, del tuo amore per lei è di tal natura che non comporta invidia da parte di chi partecipa con te allo stesso possesso. Chi possiede la stessa pace che possiedi tu, non per questo fa diminuire il tuo possesso. Se tu desideri invece un determinato bene terreno, è difficile che non porti un po' di invidia a chi ne possiede più di te. Che cosa buona è amare? Amare è già possedere. E chi non vorrebbe veder crescere ciò che ama? Se vuoi con te pochi partecipi della pace, avrai una pace ben limitata. Ma se vuoi veder crescere questo tuo possesso, aumenta il numero dei possessori. Quindi vedete che c'è proprio una reminiscenza proprio agostiniana in questo tema, cioè nel connettere strettamente il tema della pace, intesa come pace spirituale individuale, come acquisizione di una beatitudine già terrena, un assaporamento di una forma di beatitudine che somiglia solo lontanamente a quella che potrà essere poi la beatitudine del paradiso, già nell'abbandono dell'invidia, invidia che è strettamente connessa alla cupidigia, come dimostravamo poco fa a proposito della lupa, e che come dire, ci spinge verso il possesso dei beni materiali. Questo tema è un tema molto importante in Dante, il tema della pace, perché in Dante il tema della pace è un tema squisitamente politico. Nella monarchia, noi sappiamo, nella monarchia, Dante disegna un governo ideale, che è quello dell'impero, in cui un unico imperatore governi il mondo ordinandolo e rispecchiando il governo di uno solo, cioè di Dio, appunto nei cieli. E questo, però, la finalità ultima dell'imperatore che governa tutto il mondo riunendolo sotto di sé è quello di dare la pace ai propri sudditi. Però attenzione, il tema della pace, che è un tema squisitamente politico in Dante, è un tema reversibile, cioè è importante tanto dal punto di vista collettivo politico quanto dal punto di vista individuale. Chi viene governato individualmente deve rispondere alla stessa responsabilità di chi governa, predisponendosi alla pace. Quindi c'è, come dire, anche una responsabilità di tipo politico-morale di, come dire, rendersi predisposti alla pace spiritualmente nel disegno di Dante. Quindi è un discorso che si gioca su due piani, il piano collettivo, il piano politico e il piano squisitamente individuale. E la responsabilità non è soltanto di chi governa l'universo e di chi governa la terra, ma anche delle singole individualità che devono optare per la pace, convertirsi alla pace, abbandonare l'invidia e la cupidigia, abbandonare l'opzione per i beni materiali a favore dei beni spirituali. Questo è quello che Dante vuole dire in questo canto. La pace nella Divina Commedia ricorre in tantissime accezioni, ma ci sono tre accezioni in particolare che mi preme sottolineare, che in qualche modo si susseguono formulando una sorta di climax ascendente. Quindi abbiamo detto la pace come fine delle tribolazioni che appunto affliggono l'anima, carica delle brame della cupidigia e del peccato, le brame della cupidigia e dell'invidia sostanzialmente, cioè la concupiscenza dei beni materiali.
L'abbiamo visto nella Bestia senza pace che la lupa, ci sono centinaia di esempi, però un esempio molto, molto calzante è nel quinto canto dell'Inferno, dove Francesca da Rimini, che è una donna molto gentile pur essendo una dannata, vede Dante, si rende Dante all'inizio del suo viaggio intribolatissimo, sta malissimo, sviene ogni piede sospinto. Francesca, che è una donna molto intelligente, si rende conto della condizione in cui si trova Dante e dice: se fosse amico del Dio dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace. Poi evitare il nostro mal perverso. Perché Francesca vorrebbe pregare per la pace di Dante? Pace nel senso vorremmo pregare Dio di toglierti da questo stato di afflizione in cui ti trovi, perché sei un'anima in pena. Poi c'è una seconda accezione della pace che è intesa come nuova alleanza tra Dio e l'uomo, cioè come riappacificazione tra Dio e l'uomo che viene redento dal peccato originale grazie all'avvento di Gesù Cristo. E questa, per esempio, questa annotazione noi la troviamo nel decimo del Purgatorio, laddove, per esempio, Maria viene descritto un meraviglioso rilievo quasi di chiesa, scolpito dalla mano di Dio, dove è rappresentata una favolosa annunciazione, e lì si parla di Maria come di colei che finalmente ha permesso, accettando Cristo nel suo grembo, la realizzazione della montandi lacrimata pace. La montandi lacrimata perché? Perché una pace che da parte dell'umanità, sin dai tempi del peccato originale, si aspettava la redenzione, la nuova alleanza. E infine la terza accezione della pace, un po' più alta ancora, è quella della pace come beatitudine della contemplazione della giustizia di Dio. Ed è qualcosa che soltanto i beati del paradiso possono veramente provare, la contemplazione di Dio. Voi sapete che nella Divina Commedia giustizia è uno dei temi, è uno degli epiteti più ricorrenti per la definizione di Dio. E questa, appunto, questa accezione noi la troviamo già, per esempio, nel terzo canto del Paradiso, quando Dante incontra Piccarda Donati, la quale spiega che nella volontà di Dio, cioè nel godere di quella che è stata la volontà di Dio, consiste la beatitudine. In sua volontà del nostra pace, dice Piccarda Donati. E a tal proposito, questo tema, che è anche un tema piuttosto presente anche in San Paolo, per esempio nella lettera ai Romani, dove si dice il regno di Dio non è questione di cibo, di bevande, cioè vuole dire non è un paradiso dove si beve, si mangia, si gozzoviglia. Non immaginatevi il regno di Dio come appunto un regno in cui potrete godere di beni materiali, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Questo dice San Paolo: giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Questi sono tre concetti strettamente connessi tra di loro. E cioè, poco fa abbiamo detto, perché lo ha appunto evidenziato lo stesso Dante, lo stesso Virgilio nel quindicesimo canto del Purgatorio, che per avere la pace, per aprire il proprio cuore alla pace, è necessario abbandonare la prospettiva dell'invidia, quindi dei beni materiali, della concupiscenza. Ma non è così facile. Non è così facile che un'attitudine come quella del desiderio e dell'invidia e della cupidigia possa essere appunto modificata da un momento all'altro. C'è un passaggio concettuale molto importante, che è quello della giustizia, cioè soltanto chi riesce a comprendere, ad avere contezza, a incarnare dentro di sé la giustizia, può cessare di provare invidia per gli altri. Quindi chi ha l'illuminazione della giustizia, chi vede la realizzazione della giustizia, non solo non deve, non può, non riesce a provare invidia per gli altri, perché gode della propria condizione così come quella degli altri, laddove appunto questi faccia parte di un ordinamento in cui ciascuno ha avuto secondo giustizia. Ed è esattamente la condizione del paradiso. Ora,
Nel quindicesimo canto del Purgatorio, che è il canto oggetto di interesse in questo compendio, Dante fa questa domanda di cui dicevamo poco fa, no? Come mai, com'è possibile che esistano dei beni che condivisi arricchiscano il possessore? Nel terzo canto del Paradiso, invece, Dante farà una domanda che è concettualmente molto simile, un'altra domanda ingenua che caratterizza una visione del mondo che Dante ancora non ha acquisito. Dante ancora non è un'anima del Paradiso, quindi molte cose gli sono estranee. Ci troviamo nel cielo della luna, Dante sta parlando con Piccarda Donati, che è una beata e che è una sua amica d'infanzia, quindi c'è una rimpatriata tra questi due, e il cielo della luna è il cielo più lontano dall'Empireo, quello più vicino alla Terra, quindi è quello che, diciamo, è più lontano da Dio in assoluto. Dante fa una domanda molto chiara a Piccarda, dice a Piccarda, ma insomma, voi che siete collocate qui, nel cielo più lontano, quello che gira più lentamente, non siete un poco invidiose degli altri beati che stanno collocati un po' più vicini a Dio, che possono vederlo più da vicino? Dice proprio esattamente così. Ma dimmi, voi che siete qui felici, non vi siate voi più alto luogo, non desiderate voi un luogo più alto per più vedere, per più farvi amici, per vedere ancora di più, per contemplare Dio ancora più da vicino? Piccarda risponderà in un modo simile a quello che aveva anticipato Virgilio nel quindicesimo canto, intanto sorride per l'ingenuità della domanda di Dante e gli spiega proprio questo. Non possiamo, l'amore che ci anima è la comprensione che noi abbiamo della giustizia di Dio che ci ha collocati ciascuno in un luogo diverso del paradiso, più o meno lontano dall'Empireo, secondo assoluta giustizia, ci rende tutti felici. Cioè noi incarniamo talmente la giustizia di Dio che siamo lieti della sorte che abbiamo avuto e non vorremmo averne un'altra. Dice, se desiassimo essere più superne, foran discordi i nostri disiri col voler di colui che qui ne cerne. Se noi desiderassimo sederci in un luogo, in uno scranno più vicino, più alto, i nostri desideri sarebbero discordi con la volontà di colui che ci ha collocato qui. Quindi, Piccarda svela a Dante sostanzialmente il mistero della beatitudine. Qual è il mistero della beatitudine? Godere dell'ordinamento giusto, godere della giustizia e pacificarsi in nome di questo ordinamento. Quindi c'è un collegamento molto stretto tra giustizia, appunto, l'abbandono dell'invidia, l'abbandono dei beni materiali, la giustizia, la contemplazione della giustizia è la pace. L'ultima notazione che volevo dire, questo tema della pace è il tema della contemplazione della pace, la contemplazione della pace come attributo divino, è un tema che ricorre fortemente nella filosofia neoplatonica. Noi sappiamo che nella filosofia platonica e nella filosofia neoplatonica, noi sappiamo che Dante non lesse Platone, Dante lesse Platone attraverso delle epitomi, attraverso gli autori neoplatonici che lui conosceva, per esempio appunto Alberto Magno, per esempio Origene. Però ci sono dei temi che, come dire, potremmo chiamare transculturali, che riguardano il tema della giustizia. In particolar modo in Platone la giustizia è una delle idee eterne che si può comprendere soltanto contemplandola con l'intelletto. Quindi siamo praticamente, come dire, in una condizione similare a quella in cui si trova Piccarda Donati nel Paradiso di Dante. Ed è anche un tema che ritorna, per esempio, nell'Ennea di Plotino. Plotino è un neoplatonico che dice quanto segue: quando la ragione e lo spirito dominano incontrastati, ecco la giustizia di Caio Siune. L'anima coglie così la dimensione spirituale ed è priva di passioni.
quando si trova in questa disposizione che può essere detta, senza tema d'errare, la rassomiglianza con Dio. Puro infatti l'essere divino e così anche la sua potenza. Conseguentemente, l'anima che lo contempla imita e lo imita, possiede la pace. Quindi vedete come anche in Plotino noi troviamo questo tema della contemplazione della giustizia come elemento divino che dovrebbe permeare di sé proprio l'universo. Chiudo facendo ancora un'ulteriore citazione dantesca. C'è praticamente nella Vita Nuova un momento molto drammatico in cui Dante a un certo punto si ammala e per 9 giorni avrà una febbre molto alta e delirerà. E durante il delirio più profondo, a un certo punto vede, come in un sogno, ha la visione della morte di Beatrice, morte che poi avverrà realmente. E vedrà Beatrice che è morente, prima morente e poi nella gloria. Che, appunto, come dice Dante, scrive a commento di questa esperienza della Vita Nuova, scrive una canzone che si intitola Donna pietosa e di novella etade. A un certo punto dice, descrivendo Beatrice nella gloria dopo che è morta, dice: ed avea seco umiltà verace che parea che dicesse io sono in pace. Quindi Beatrice è morta, però tranquillizza Dante e gli dice io sono in pace. Io sono in pace non significa che ho finito di soffrire perché ero malata, significa io ho conquistato la pace. E attenzione, nel commento in prosa, voi sapete che nella Vita Nuova si alternano i commenti in prosa alle poesie, no? Nel commento in prosa la dichiarazione di Beatrice è un po' più specifica, non dice io sono in pace, dice io sono a vedere lo principio della pace. Quindi Dante ha già, prima ancora di scrivere la Divina Commedia, prima ancora di cadere nell'errore della donna gentile per consolarsi della morte di Beatrice, già nel momento in cui Beatrice muore, lui ha un'indicazione specifica di quale dovrebbe essere la sua finalità spirituale, la pace. Primo step, la pace spirituale interiore, l'abbandono della prospettiva materiale, la prospettiva della cupidigia, poi quella della lupa che lo trarrà nel profondo inferno e poi successivamente la prospettiva di poter godere della beatitudine eterna. Vedete cosa dice Beatrice? Io sono a vedere lo principio della pace. Sembra quasi, come dire, di leggere le parole di Plotino, dell'Enneadi. Sono a contemplare, vedere per Dante la visione, lo sguardo simboleggia appunto l'anima intellettiva, quindi io sono in questo momento, ho la possibilità, sto contemplando il principio della pace che è Dio. Perché della pace? Perché è il principio della giustizia. Grazie.